Domani che festa è? Domani è l'ultimo giorno del tempo di Natale ed è la domenica dopo l'Epifania ed è la festa del battesimo del Signore. Il battesimo dall'ebraico vuol dire immersione. Infatti prima i battesimi venivano fatti proprio immergendo la persona nel fiume, come Giovanni che battezza nel fiume Giordano. Oggi viene fatto semplicemente bagnando la fronte con un po' d'acqua. Però il significato è quello di diventare figli di Dio, perché riceviamo lo Spirito Santo che è Dio. Come dire che entri a far parte di un'associazione con un badge, un cartellino. Ma come in questo esempio non basta avere il badge, bisogna anche volerlo e attuarlo. Ovviamente il fatto di ricevere lo Spirito è qualcosa di vero, però non basta per avere la salvezza. Ma perché è stato battezzato Gesù se è figlio di Dio? Ovviamente Gesù non è stato battezzato in Spirito Santo. Giovanni, quando battezzava, non battezzava mai in Spirito Santo, infatti lo dice proprio lui: io battezzo, ma verrà dopo di me Gesù che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Il fuoco è il simbolo dello Spirito Santo. Un altro simbolo si conosce è la colomba, quella stessa colomba che infatti viene proprio quando viene battezzato Gesù e che viene menzionata anche nella Genesi, al termine del diluvio universale, quando finalmente Dio sceglie di fermare le acque e manda la colomba. È successo veramente il diluvio universale? Come detto 3 puntate fa, no, non è tutta la Genesi, non è nulla di realmente accaduto. È un mito, probabilmente ispirato anche dall'epopea di Gilgamesh. Il battesimo ci rende tutti fratelli, tutti collaboratori della creazione, di pace, amore e bene.